siamo nel mio salotto questa volta, ma abbiamo deciso di dare un'impronta diversa a questo incontro. Innanzitutto perché siamo in compagnia di Valeria Bibona e del suo accompagnatore, che è un chitarrista, anche perché cominciamo in questo modo. Prego. Pescatori, quando vai a mare, o mare s'agita. Pescatori, pescami una perla e portami là. E se cadi una stitta a mare, pure chita tu me la puoi dare, pure chita tu me la portare, se me vuoi maritare. Bellissima, grazie tante. Veramente è un modo originale di introdurre questo libro che si intitola Un tasso mare du paese. Ecco, io non l'avrei mai saputo dire, quindi ti ringrazio molto di averlo detto. È un libro molto particolare, un libro, posso dirlo, autobiografico, ma non si dice tanto, insomma. È un libro da cui poi è nato anche uno spettacolo in cui Valeria e il suo accompagnatore, mi sono già dimenticato come si chiama, Sandro Bertieri riesce a suonare all'interno di questo spettacolo. Valeria, cosa ci racconti di questo libro? Cosa ci racconti di te? Allora, del libro racconto che è prezioso per quanto riguarda a chi vuole leggere qualcosa che testimonia una resilienza. La resilienza, in questo libro si parla di resilienza. Di una sofferenza forte riuscita a superare attraverso questo modo di reagire, no? Che è la resilienza, che è molto importante. Non è la resistenza, no. È la resilienza. È la resilienza. Certo. E è scritto sia in italiano che in siciliano. In dialetto di Messina, messinese? Messinese e anche palermitano. Quindi anche l'impaginatura del libro, l'impaginazione del libro è molto particolare, perché ci sono alcune parti delle canzoni anche in lingua, diciamo. Questa qui, per esempio, era nata come poesia invece. E poi è diventata una canzone. Una canzone che tu... veramente hai cantato con tutta l'emozione della canzone. Questa canzone parla, mi dicevi prima, che parla del ritrovamento di una perla. Sì, parla, chiede al suo amato di pescare una perla. Una perla al mare. Nel mare, lui la trova, ma guarda caso nel venire qui, proprio qui davanti allo studio, Valeria ha trovato due perle. Due perle che sono qui, ve le faccio vedere proprio, sono due piccole perle e quindi guarda, forse è un segno che dovevi venire qui da me. Sì. Valeria, che cosa fai nella vita tu adesso, ora? Ok, a parte... A parte lavorare, così a me piace dar vita a... Mi piace dar vita alle cose, lo faccio attraverso la musica, attraverso il teatro, lo faccio attraverso la scrittura. Ho questa necessità di dar vita alla melodia, ai colori, perché sono una forma, per me l'arte comunque è una forma per poter sciogliere le paure, le solitudini che si incontrano nel nostro tutti cammino. Tutti i nodi che ci sono dentro, sì, no? Sì, attraverso l'arte... Tu non fai un lavoro d'arte, fai un lavoro completamente diverso. Sì, io sono un'impiegata. Ecco, quindi a volte cosa si nasconde dentro le piccole impiegate che si incontrano davanti a uno sportello a volte, no? Sì. Si trovano veramente delle artiste favolose che cantano in questo modo, che ci raccontano delle storie davvero
incredibili, molto, molto belle, molto emozionanti, no? Dobbiamo dire anche che Valeria, non l'abbiamo fatto oggi perché purtroppo diventava complicato, ma lei si accompagna anche col tamburello, quindi c'è la chitarra e il tamburello. Che vengono chiamati tamburi a cornice. Ok, quindi io lo chiamo, scusami se l'ho chiamato tamburello, nella mia profonda ignoranza, d'altra parte non posso sapere tutto, quindi... Valeria, allora, questo libro, ripartiamo ancora dal libro e da te, d'accordo? Mi hai detto che è anche stato presentato a Pieve Santo Stefano. Sì, sono stata tra la lista di stato onore. D'onore. Nell'anno quando? Due anni fa? 2008. Ah, un 2008. È la storia di una bambina di 6 anni che fa questo viaggio dalla Germania alla Sicilia e infatti in questo libro troviamo tantissimo di quello che è della tradizione siciliana. Quindi la scoperta anche della tradizione sì, siciliana. Sì, un riappropriarmi di un dialetto. Sì, in questo caso per riappropriarmi io, riappropriarsi del dialetto. E delle tradizioni. Delle tradizioni anche della storia. Beh, direi che tutto questo è molto bello. Avete un'altra canzone da suonarci? Sì, che è sempre all'interno del libro. Ce la facciamo a sentirla? Quando calo silenzio di la sera, non ti puoi sentire sola. C'è un aceto che parla al tuo bosco, c'è un rumore di fiume che scorre, c'è un spirito di orchio che mori. Bravissima, grazie davvero a tutte e due. Un'altra cosa che si nota in questo video è lo sfondo che noi abbiamo dietro le spalle, no? E che sono i quadri di una pittrice e che sono anche riprodotti all'interno del libro. La pittrice si chiama, ora lo leggiamo all'interno del libro perché chiaramente Laura Coniglione, sono quadri molto belli, molto particolari, molto emozionanti, con questi colori veramente di caldo della Sicilia, dà proprio la sensazione del calore della tua terra. Quanto tempo è che sei qui in Toscana? Da una vita. Volevo anche dire una cosa, sì, certo. Che i quadri sono rappresentate, si troverà, sono tutte donne, mm-hmm. Perché il racconto parla delle donne, delle storie delle donne, dei loro silenzi e delle lotte che portano all'interno di certi contesti. Quindi è anche una forma di emancipazione. Sì. Lavoro molto interessante anche proprio dal punto di vista emozionale di questa storia. Il libro non è lunghissimo, è piccolino, però evidentemente è molto denso di tutto, no? E credo che leggerlo sia davvero una cosa importante, perché la storia che c'è dentro, non vi riveliamo la storia, leggetelo e trovatelo, magari anche se vi capita di andare a vedere lo spettacolo, se vi capiterà, andatelo a vedere perché davvero è molto molto interessante. Valeria, cosa possiamo dire ancora di te e del tuo lavoro sia letterario che artistico? Hai scritto altro oltre a questo libro? Al momento no, mi sto più che altro organizzando attraverso le week di mettere su un gruppo musicale di musica popolare, e infatti sta
già in partenza, abbiamo la prima prova tra una settimana e un gruppo teatrale. Ok, ricordo a chi si fosse persa le trasmissioni precedenti che io ho attinto a piene mani da questo gruppo di donne che è su Facebook, che si chiama WIC, Woman in Charge, e che sono donne alla riscossa. E chi può essere più alla riscossa di Valeria, diciamo, che è veramente il prototipo della donna alla riscossa. Io ti ringrazio davvero tanto. Grazie. Valeria, di questo. Grazie. Ti ringrazio anche della perla. Grazie. Che hai trovato e che ti consegno. Sì. Come simbolo e come ricordo di questo nostro incontro molto particolare, molto bello, molto diverso da quelle che sono di solito le mie interviste, però ogni tanto fa bene anche cambiare, no? E riuscire a fare qualcosa di diverso. Vuoi salutare, dire qualche cosa e poi sì, chiudo io. Volevo ringraziare tutte quelle persone che fino ad oggi hanno sostenuto questo mio lavoro. Ci sono state persone che hanno visto lo spettacolo anche 3 volte. Certo. E mi chiedono di rifare lo spettacolo e non è detto che questo non avvenga. Il libro è edito da Morgana Edizioni, è tutta una ottima casa editrice che cura molto bene i suoi libri, la conosco, quindi la conosciamo, è veramente una buona casa editrice. Lo si trova quindi tranquillamente, potete trovarlo, leggerlo, ve lo consiglio davvero. E a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo incontro con l'autore. Grazie a tutti.